Ora io sono al 99% natural, però rispetto agli altri natural non lo sono, perché... Nattignani e nattignane, benvenuti in questo nuovo video, sempre qui al cospetto dell'irreprensibile Flexatom. Come mai siamo qua? Ora avremo un tono un po' più serio rispetto al solito, perché questo è un video molto delicato. Un video introduttivo di quello che sarà il Nattigeddon. In queste settimane, in questi mesi, grazie al contributo del qua presente irreprensibile Thomas, abbiamo fatto un bel percorso all'interno della fuga del Matrix. E ti dirò, piccolo inciso, tra l'altro sei tu che me l'hai fatto fare a me, perché io sono arrivato sull'isola completamente convinto che tutti fossero in buona fede, poi comincio a scoprire l'audio... le testimonianze, la reazione di certe persone, cominciano ad arrivarmi voci, cominciano ad arrivarmi cose concrete che ovviamente sui social non possiamo mostrare, ma che io sento e dico: cazzo, qui c'è qualcosa assolutamente c'è da qualcosa fare. E noi con i nostri video per il momento abbiamo messo sul tavolo delle argomentazioni. Molto noi ci siamo esposti nonostante più atti intimidatori nei nostri confronti. Cioè, quando vi arrivano addirittura le minacce di persone che a quanto pare mandano altre persone a minacciare perché sono spaventate. Lo farò vedere a sto punto, tanto c'è già una causa legale, farò vedere di un messaggio che ho ricevuto da parte, tra l'altro, non di un profilo fake, ma di uno che lavora nel fitness. Sì, un profilo tra le tante, oltre 15.000 follower. Oltre ad altre anche situazioni intimidatorie, barra quasi al limite della corruzione, barra minacce legali, però ormai noi siamo qua e non ci ferma niente nessuno. Io personalmente il canale è mio, quindi sono io che mi prendo le responsabilità di quello che avviene qua dentro e non ho intenzione in alcun modo di fermarmi. Noi abbiamo dato gli elementi per uscire dal Matrix. Il vento sta cambiando, lo vediamo sotto i commenti di certi personaggi di cui andremo a parlare. Ora però, insieme, usciti dal Matrix, non vogliamo fermarci qua, ma questo Matrix del fitness vogliamo distruggerlo. Ci hanno sempre chiesto, noi vogliamo delle prove, che ci sta e tutto. Noi ad oggi, se siamo qui, ed è il motivo per il quale nascerà una trilogia di video per tre fitness influencer, è perché delle prove ci sono arrivate. Ma attenzione, non perché noi siamo bravi, che abbiamo messo delle telecamere nei droni, ma perché qualcuno è drammaticamente stupido nel parlare con persone che poi portano delle testimonianze, testimonianze che non vi bastano. Addirittura qua, e lo vedrete a fine video, abbiamo un audio dove un gym talker molto noto, che ha giocato tanto sul discorso fake natural, che si proclama natural, ammette di non essere natural. Quindi volevate le prove? Arriveranno. Vi faremo un piccolo spoiler in questo video e poi il primo episodio di questa trilogia sarà proprio su uno di questi tre moschettieri fake natti. Tra l'altro, piccolo spoilerino, andiamo oltre che sennò forse ne c'è un po' troppo, possiamo dire che Tommy, tra l'altro, vi dirà delle chicche sempre su questo personaggio. Quindi vedete, racconti, informazioni che poi si intersecano in un puzzle che inesorabilmente vi porta alla verità. La battaglia al fake natural, tra virgolette, non è una battaglia fatta così giusto per fare visualizzazioni, anche perché parliamoci chiaro, quante visual facciamo con un video? 15.000? Sì, sono tante, ma non è che ci cambiano la vita 15.000 visualizzazioni. Considerati anche i rischi che ci prendiamo. Esattamente. Quindi è una battaglia fatta perché c'è dietro un'idea, e l'idea è: io mi sono rotto il cazzo di gareggiare o di portare atleti natural nelle gare natural e di trovare persone che quantomeno sono sospette o che comunque sappiamo bene, perché per fonti certe che abbiamo, come vi dimostreremo, sono doped. Quindi mi sono rotto il cazzo, voglio ripulire la scena, perché io voglio che i miei clienti del mio coaching online e quello di Teo Trainer, quando salgono su un cazzo di palco, si sentano tranquilli e liberi di poter gareggiare contro persone che sono al loro fottuto livello. E tu che guardi questo video dovresti pensarla uguale, perché se non la pensi così sei complice di questi soggetti. E non solo, perché ora parliamo del discorso agonistico, che è la punta dell'iceberg delle problematiche date da questi fengranati, prima tra tutti questi canoni che non esistono, che portano i ragazzini minorenni a doparsi. Io quotidianamente sento ragazzi minori che mi scrivono che sono dopati, io li videochiamo, ascolto la storia, che un tempo non esistevano. Anch'io, ma ora perché ci sono questi ragazzini che si dopano? Perché vedono i loro fake natti, vogliono diventare come loro, fanno quello che dicono loro, ovviamente falliscono miseramente, ma ormai a tutti i costi
vogliono raggiungere quell'obiettivo e, scoperto il segreto di Pulcinella, fanno anche loro quello che è necessario poi, per raggiungere certe secondo fisicità. Me giocare sul natural non natural, natty or not, è pericoloso, perché comunque dai un messaggio forte, cioè dai un messaggio, dice, ricordi costantemente alle persone che c'è l'altro lato della medaglia, che è il lato enhanced. E ci giochi e costantemente viene fuori questo ricordare, sminuire questa cosa che, come parlavamo tempo fa io e te in privato, ormai le persone non riescono più a concepire quanto sia pericolosa una cosa, perché tutto viene filtrato tutto viene filtrato attraverso i meme. Natural or not, sì, vabbè, diventa un sei natural o no, chi se ne frega, tanto gli steroidi alla fine che è cosa tutto, saranno mai, sono un meme. È tutto un meme, tra l'altro ci sono diversi retroscena, perché comunque io in questi giorni ho sentito delle persone, mi sono sentito, posso dirlo, ho mandato un messaggio a Flavio Raponi, ho mandato un messaggio, ho fatto una videochiamata, penso di poterlo dire, con uno di questi tre personaggi, ho sentito una persona molto importante a livello dello sponsor di questi tre personaggi. Insomma, abbiamo apparecchiato non poche situazioni, abbiamo avvertito chi di dovere di quello che sta succedendo, perché arriverà un bello tsunami di merda e a sto punto, ragazzi, non ci scappate. Quindi noi siamo felici del percorso che abbiamo fatto, per concludere, siamo convinti che non solo il contesto sia determinante, come diceva giusto Tom, ma soprattutto che serviva prima un lavoro di educazione nei confronti del pubblico, che ad oggi è pronto, perché se andiamo a vedere nei commenti di un personaggio che palesemente ha iniziato a doparsi, che un tempo aveva una forte community, ormai per fortuna e questo personaggio è nervoso, perché ora nelle storie scrive dite quello che volete, certo. E noi diremo quello che vorremo. State connessi, perché a una settimana, 7 giorni esatti dall'uscita di questo video, ci sarà il primo dei 3 episodi del Nattigeddon. Capite bene quanti rischi ci prendiamo, quanto ci esporremo, quindi per favore iscrivetevi al canale, mettete like, commentate, perché noi ci mettiamo la faccia, però per cambiare il sistema, come non mai, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, del vostro sostegno, anche perché fondamentalmente lo facciamo per voi, perché noi crediamo nella pulizia di questa fitness community che da troppi anni è tossica. Io in primis ho iniziato il mio percorso sui social proprio perché ero stufo di vedere questo schifo. Io direi che possiamo concludere con un Nattigeddon is coming, e sempre viva i nattiniani. Però rispetto agli altri Nava non lo sono, perché sto prendendo il Tribuserolo, il Monrest.